Maria del Prete, ufficio stampa di questo evento, ma raccontaci di che parliamo stasera. È stasera la presentazione della seconda edizione del Napoli Cinema Festival dopo il successo della prima edizione. Abbiamo ben pensato di far battezzare Napoli Cinema Festival alla seconda edizione da Don Bachi, che ne è il padrino. E quindi ne siamo fieri, ci saranno tanti artisti, il direttore artistico Angelo Di Gennaro, che ha portato un bel cast di artisti. L'obiettivo che vi ponete quest'anno? L'obiettivo è di collaborare con la Regione Campania per quanto riguarda sul territorio, quindi Napoli capitale del cinema, e aprire un laboratorio per i giovani d'oggi, i giovani che comunque non hanno ancora possibilità di interfacciarsi nel mondo dello spettacolo, e con grandi artisti che abbiamo della Campania. E l'obiettivo sarà poi il festival finale a giugno, che è proprio il vero festival Napoli Cinema Festival. Maestro, gli anni passano ma lei sembra che li sorvoli. Ma mi mantengo giovane perché faccio pochi film. No, oggi stiamo qua, in questi amici, sono ospite, anche premiato, per me è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Anche l'amico Gemide che mi ha voluto, anche questo è anche candidato con il premio Charlot. E io sì, ho terminato l'ultimo film, Leon, che sta sulle piattaforme nazionali ed estero, e facciamo la seconda serie, il 14, 15, 16 ci diamo la seconda serie, un film di azione con Virgilio Sartonei, che sarebbe il regista e il produttore. Io da protagonista del film, è un film molto importante che va in America, in Brasile già abbiamo mandato un trailer, l'hanno accettato, e il 26 stiamo al Cifone Film Festival per promuoverlo. E questo è tutto, oggi sto qua a prendere questo premio, che ho incontrato molti amici, anche Don Bachi, che Don Bachi è per me, siamo amici da piccoli. Da Nocera Superiore, che lui è nato, diciamo, ha vissuto i primi anni là. E comunque mi fa piacere di stare in questa location bellissima, sei per la lanterna, giusto? E venga a dire questo premio. Grazie a tutti gli organizzatori, gli amici che mi hanno seguito fino ad ora, e a voi della TV. Alfonso Gemito, secondo anno, la lanterna, questa volta vedo che ci siamo proprio organizzati alla grande. Abbiamo scelto questa location per un semplice motivo, perché sono di casa e porta bene. Proprio stamattina qua abbiamo fatto una diretta sulla E1 e c'era il grande Don Bachi, che è il patrino di Napoli Cinema Festival. Perché come mai avete pensato a Don Bachi? Che collegamento c'è? Infatti io sono... chi è che non conosce Don Bachi? È una leggenda, voglio dire, perché lui viene dal cinema, viene dalla musica, ha fatto il film di Totò, Il Monaco di Monza, con Celentano, quando era ragazzino, Fate la carità, quella famosa canzone, e l'ho conosciuto Don Bachi attraverso il cinema di Totò. Visto che io sono un cultore del cinema a Napoli, posseggo cinema importantissimo dalle pellicole napoletane dal 30, 32, 33, 34, cinema che non esistono, e io voglio valutare la mia città, voglio valutare per dire basta fare le cose di non riconoscere la mia Napoli, perché Napoli veramente merita rispetto, quelle che vogliono rispetto, non quelle che non vogliono rispetto, perché ci sta una certa Napoli che non se ne fregano del rispetto, fanno le cose molto trash, la nostra Napoli sempre giù. Invece io voglio valutare questo premio, che stasera diventa nazionale, per premiare il cinema a Napoli, anche straniero che viene girato a Napoli, per dare un riconoscimento anche a quelle di ieri. La Regione Campania ha creato un bel fondo sul cinema, non è possibile una trade union tra di voi per migliorare sempre il cinema a Napoli? Nel mio progetto proprio dice che Napoli, che oggi è diventata la capitale del cinema, stanno su tutti i siti della Regione Campania e anche sui comuni,
noi non chiediamo fondi per noi, chiediamo fondi per aprire laboratori per i giovani che si vogliono imparare il cinema e vogliono veramente fare qualcosa, perché qua il problema non siamo noi, sono i giovani che vogliono fare il cinema e non hanno possibilità perché devono pagare tutto ciò che si fa. No, non va bene così. Cerchiamo di tirare fuori questi fondi e poi Napoli può diventare la città del cinema, non solo Cinecittà, perché Napoli ci sono delle location che oggi nessuna parte del mondo le possiamo trovare. Anche lei stasera qui al Cinema Festival che si esibirà oppure sarà tra i premiati? No, naturalmente mi esibirò e farò un brano che il maestro Don Bacchi scrisse a Gianni Nazzaro nel 72-73, Miracolo d'amore. Quindi dobbiamo anche ricordare Gianni che, ahimè, si è volato via e oggi è un angelo, quindi ci guarda un po' a tutti e ci canta le sue belle ninna nanne. Gianni Nazzaro ha lasciato un segno, però lei, ricordando Gianni, ha tracciato anche quella che è un'epoca che secondo me sta ancora dando oggi risultati, perché al Festival di Sanremo il piccolo hanno avuto i tre messi insieme, ossia Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Sarebbe bello magari a un Sanremo ricordare Gianni, anche perché diciamo a volte è stato un po' dimenticato, però un grande artista che meriterebbe qualcosa in più, come il signor Don Bacchi, no? Don Bacchi merita non un di più, molto 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 di più. Direttore artistico di questo premio, quindi un impegno importante. Non mi mente questo titolo, ma diciamo che come tutte le cose che nascono, adesso abbiamo messo una radice, dobbiamo innaffiarla amorevolmente e curarla con l'onestà e la voglia di far rappresentare Napoli da parte del cime dei giovani che non hanno questa visibilità e che magari non c'è uno spazio per i giovani. Vale per la musica, per il cinema, che sono sempre comprimari. E invece mi piacerebbe avere anche un laboratorio e non scuola. A scuola non esiste, la scuola non esiste. Io faccio sempre questo esempio: molti anni fa esistevano per San Barone Stir o Master, e non deve cambiare anche nell'arte. Allora avere un laboratorio, avere un Master che ti fa vedere e che tu rubi il suo lavoro, impari a fare questo mestiere se il talento ce l'hai, perché se il talento non lo tiene, a voi gli fa, non succede niente. Come sempre unico e irripetibile. Angelo, ma stasera che ruolo avrai? Perché tu alterni anche dei ruoli non comici, ma sempre con una punta di precisione. Stasera avrò il ruolo di guardare amorevolmente questo nascituro, con la speranza che nasce come siamo noi, con l'umiltà, e che nessuno si sente protagonista, ma tutti pronti, uniti affinché possiamo, perché non è possibile, Napoli non c'è un riferimento del cinema, eppure capitale, eppure il cinema qua ne abbiamo avuti che ne abbiamo avuti, è inutile citarli, i grandi, e abbiamo solo bisogno di imparare a essere coesi, uniti, imparare a capire che da soli nella vita non esiste nessuno che può fare qualcosa, si nasce in compagnia e si muore con gente che ben ha rete, non si è mai soli. Parlavamo prima di quella tua comparsa sul canale 21, sei veramente bravo. Angelo Di Gennaro ha detto: questo è un ragazzo che farà una lunghissima strada. È Angelo perché mi vuole bene, perciò dice così. Sì, c'è stata questa apparizione a canale 21 dove in realtà ho tirato fuori un personaggio che parla un po' del Napoli, l'ho chiamato Tonino Curva B, ma per una questione, perché inerente anche a mio zio Tonino, che è ex proprio fedelissimo della Curva B, e quindi oggi il Napoli sta andando alla grande e l'ho un po' rispolverato come personaggio.
So che hai dei sold out meravigliosi, devi parlare del tuo spettacolo, ma già sei in sold out. Abbiamo altre date che possiamo comunicare? No, è vera questa cosa che io sono andato a Canale 21 per pubblicizzare, per promuovere questo evento, che poi magicamente, fortunatamente, è sold out, è tutto pieno al Teatro Nuovo San Carluccio. Vado in scena 24, 25 e 26 febbraio, poi stiamo organizzando insomma un po' tutte le altre date, vediamo un po' a fine stagione se ci riusciamo ad infilare da qualche parte, se no poi se ne parla stagione prossima sicuramente con questo spettacolo. Senti, una battuta per i nostri telespettatori, un saluto sul Napoli e sulla tua comicità. Guagliù, quest'anno io non lo so come è successo, ma cioè, al momento siamo 15 punti avanti, ma no, infatti non sto nominando, però dico solo, zitta chi sa poi, ci vediamo a giugno quando è finito il campionato. Zitta. Allora, cantante showman, qual è il tuo repertorio? Il mio repertorio è un repertorio anni 70-80, quindi abbraccio un po' la musica, la vera musica italiana. E diciamo che proprio a breve pubblicherò il mio lavoro discografico, che sarà pubblicato proprio il 10 marzo. Come si chiama questo lavoro? Possiamo parlarne? Sì, è un lavoro discografico improntato sul mio singolo e quattro cover rivisitate. Il singolo che prende il nome di tutto l'album si chiama Se non ci avessi messo il cuore. Hai detto showman, abbiamo qualche rimembranza degli showman di un tempo? Diciamo che mi sono ispirato un po' ai veri showman, soprattutto quelli italiani, come noi ben sappiamo Fiorello, e diciamo già da piccolo avevo questa curiosità di imparare a fare i personaggi della televisione, quindi poi da lì da imitatore sono diventato showman e poi ho approfondito la mia conoscenza musicale. Coach dell'ufficio stampa Daniela Del Prete, quindi diciamo non vige il segreto professionale perché l'ha detto lei insomma prima, insomma mi ha lanciato di nuovo nel settore e quindi viene da me per la crescita personale. Io mi occupo di questo e ha fatto un percorso pazzesco nel suo settore, quello del giornalismo, adesso è arrivata al nazionale, quindi una donna delle mille risorse, insomma, e facciamo un percorso integrato fra psicologia e sport a Caserta. Quindi tu sei un psicologo? Laureato in psicologia. Che cosa serve a un giornalista per diventare un grande giornalista? Serve ritrovare prima di tutto se stessi. Questo serve a tutti quanti e anche ai giornalisti. Una volta che uno lavora sulla propria persona e sulla crescita personale, si può fare qualsiasi cosa nella vita e si è liberi. Nando De Maio naturalmente poteva mancare, si parla di cinema e tu credo che sei la vera espressione di quella Napoli che riesce a mettere in pellicola. Ti ringrazio per quello che hai detto. Io quello che dico sempre è che tutto quello che nasce da me nasce dall'amore che ho per il cinema. Insomma, non lo so se è una cosa positiva o una cosa negativa. Comunque do sfogo alla mia passione. Penso che non ci sia nulla di male nel dare sfogo alla propria passione per il cinema, che è una bella cosa. Insomma. Ultimo film? L'ultimo film è una commedia che ho fatto e si chiama Viva gli sposi. Sempre col tuo cast, perché tu hai un cast familiare, oppure l'hai allargato? Sì, no, è allargato il cast, perché oltre a Ciro Giorgio, che sta da tanti anni con me, Lucia Cassini, ci sta Aldo Leonardi e ci sta Gigi Attrice, come attori più conosciuti. E poi ci sta un sacco di altri attori molto bravi, devo dire la verità, ci siamo molto divertiti nel girarlo. Anche perché Nando quando gira non è l'amico che vedete qua, è molto determinato e delle volte li richiama all'ordine con serietà. Vabbè, tesoro, io e il regista, uno dei particolari del regista è quello di mantenere gli attori che sono la truppa in ordine e quindi insomma di fare in modo che faccia ognuno il proprio dovere, perché gli attori, si sa, specialmente poi i comici, vogliono divagare, vogliono parlare, chiacchierare e quindi molte volte possono perdere diciamo l'attenzione che merita insomma il film, ecco questo è. Allora mi fai capire questo modo di vestirti, chi sei? Dai. Il grande passariello napoletano. La storia di Napoli, perché dico la parola la storia? Perché questo titolo me l'ha dato chi ha fatto la storia a Napoli, il grande maestro Merola. È così più di da 30 anni che operiamo per l'intera Napoli e tutta la Campania, portando l'allegria. Questa è una maschera che non può morire.
non è da morire, tale quale a Pulcinella. Giù Pazzariello napoletano. Un bacio e grazie a tutti voi, sono onorato di stare qua in mezzo a voi. Grazie. Abbiamo il socio di Bud Spencer. Sì, io mi chiamo Francesco Nicotra e sono il socio ufficiale di Bud Spencer. E nel 2004 ho avuto l'onore di essere premiato da lui nella trasmissione Gocce d'acqua Rai 1 con Carlo Conti, dove ho ricevuto da lui il premio della carriera. Complimenti, anche perché fare il socio non è una cosa facile, perché bisogna studiare veramente il personale. Ma lui è un grandissimo, quindi è anche facile, perché era un personaggio che si adattava a tante situazioni e io cerco di farlo nel migliore dei modi. Presidente del CRAL Comune di Napoli e presidente della commissione di questo evento, questa manifestazione. Presidente, parliamo del cinema. Lei presiede questa commissione e ancora non avete avuto il piacere di alcuni lavori o avete già alcuni lavori? Così, che l'evento scorso già sono fatte delle scelte di organizzazione, quindi si va avanti sull'organizzazione di valorizzare i giovani attori napoletani, ma il cinema napoletano, che è da tempo che il cinema napoletano non viene valorizzato, e questo evento punta a queste cose. Il CRAL di Napoli quanti iscritti ha? Un numero enorme. Il CRAL comune di Napoli, non di Napoli, e abbiamo sui 4.000 iscritti. Basta pensare che il comune non ha più tutti quei dipendenti, penso che i dipendenti sono 6.000. Un numero molto basso rispetto alle esigenze che poi ha la città. Sì, ma noi ci siamo così, abbiamo allargato gli orizzonti, abbiamo iscritto anche i pensionati, abbiamo il CRAL nell'università e nei comuni della provincia, quindi si lavora. La nostra sede è Sabagnoli, è una sede dove noi facciamo spettacoli, facciamo trattamenti per gli anziani, facciamo formazione. E abbiamo un'altra sede alla Nato, dove facciamo impresa, insegniamo ai ragazzi come si fa impresa. Il suo libro è stato giudicato da Sgarbi come un'opera d'arte. Beato lui che se ne intende, evidentemente la ritiene tale, non lo so io. Per me è un libro particolare, ecco, perché sicuramente già la scrittura è una scrittura piuttosto diversa da quelle a cui si riferiscono tutti gli altri autori, tutti gli altri scrittori. Certamente bisogna un po' abituarsi a questo modo di leggere un certo tipo di scrittura. E se quelli che ci riescono si divertono molto, almeno è quello che mi dicono. Stamattina nel collegamento con Rai 1 lei ha parlato di una cantante che le è rimasta nel cuore. Sì, no, mi chiedevano notizie su Milva, certamente Milva per me rappresenta un momento importante nella mia storia, nella mia carriera. Ha cantato due delle mie canzoni più belle al Festival di Sanremo del 68 e del 69, quindi insomma direi che ha dei meriti grandissimi anche per averle portate al successo, aver contribuito se non altro a portarle al successo. Noi con la nostra emittente mandiamo in onda ogni tanto una sua intervista fatta a mille voci, perché in quel momento si è raccontato in una maniera proprio aperta. Quando mi danno uno spazio, certamente io lo prendo, perché ho da raccontare. Del resto ho cominciato da professionista nel 1962, sono quindi 61 anni e in 61 anni qualcosa avrò vissuto per poterlo poi raccontare, e quindi se mi danno lo spazio giusto io ne parlo, insomma, ecco, della mia storia. Tante canzoni, ce n'è una che proprio è nel suo cuore al di là di ogni cosa, al di là del successo o insuccesso? Ma certamente sono due, diciamo, la prima canzone che ho scritto in assoluto, la storia di Frankie Ballan, è quella che mi ha aperto le porte, diciamo, del clan Celentano, per cui insomma sono molto legato e affezionato a quella canzone. E poi l'altra è l'amore,
la canzone che io ho dedicato alla ragazza che poi ho sposato, con la quale sono tuttora sposata, appunto, L'amore. Quindi due canzoni, La storia di Frankie Vallan e L'amore. Questo festival come lo può giudicare? Se è innovativo o non è innovativo? L'intenzione di farne un festival, diciamo, importante ci sono tutte da parte dell'organizzazione. Bisogna vedere poi se appunto i napoletani aiuteranno questa persona, questa organizzazione a fare in modo che il festival diventi una realtà, insomma. Ecco, io sono stato scelto con molto onore da parte mia veramente a rappresentare, diciamo, la prima edizione di questo festival. Mi auguro di portar fortuna. Sicuramente ci vedremo tante altre volte, è sempre un piacere averla con noi. Grazie tante, me lo auguro anch'io.